Ciao a tutti, sono Daniele Robotti e in questo tutorial che ho preparato per fotostampe.it vedremo come salvare il nostro file con la nostra lavorazione a livelli in Photoshop, come salvarlo in formato JPEG alla dimensione di stampa con la quale vogliamo mandarlo al nostro fotolaboratorio online. Questo è il nostro file in formato Photoshop con diversi livelli sul quale ho fatto un lavoro di rimozione degli elementi di disturbo. Abbiamo finito il nostro lavoro, il file è su più livelli, lo salviamo così com'è in formato Photoshop dentro la sua cartella. A questo punto vi consiglio di fare in questo modo: andate nel menu immagine, dimensione immagine, e vi si apre la finestra. Chiaramente noi tutta la lavorazione l'abbiamo fatta sul file alla sua dimensione originale, in questo caso un file di 3000x2000 pixel. Ci presenta la finestra una risoluzione di 72 pixel per pollice, che è la risoluzione che ha impostato la macchina fotografica. Noi dobbiamo inserire in questo campo risoluzione il valore della risoluzione della macchina da stampa su cui andremo a stampare, e questo valore ce lo dovrà dare il fotolaboratorio stesso. Se non riuscite ad averlo, inserite un valore di 240 pixel per pollice. Prima di fare questo però, ritorno a 72, fate questo procedimento. Vi copiate il valore della larghezza, in questo caso 3088 pixel, poi passate nel campo risoluzione, andate a scrivere 240 e qui dove c'è il valore della larghezza andate a cancellare quello che ha scritto Photoshop in questo ricampionamento e andate a riscrivere il suo valore originale. A questo punto sapete che questo file di 3000x2000 pixel circa ha la risoluzione di stampa di 240 pixel per pollice, cioè la risoluzione del vostro fotolaboratorio, può essere stampato a una dimensione di 20x32 cm circa. Noi vogliamo stamparlo a una dimensione minore, ad esempio vogliamo fare un 15x22, vedete, andiamo semplicemente a scrivere 15 e 20, 15. Photoshop ci ricampiona automaticamente tutte le dimensioni, anche le dimensioni in pixel. Qui chiaramente adesso lasciamo quelle che sono. Il consiglio di quel copia e incolla dei pixel originali era valido solo nel caso si vada a modificare il valore della risoluzione partendo dal file originale così come lo abbiamo aperto. A questo punto abbiamo il nostro file ricampionato 15x22, gli possiamo dare l'ok e Photoshop ci riduce il nostro file in formato Photoshop, appunto in formato PSD, alla dimensione di 15x22. Attenzione adesso a non salvare questo file così com'è, perché altrimenti salveremmo una versione della nostra lavorazione a una dimensione ridotta, mentre noi dobbiamo mantenere la nostra lavorazione sempre nella sua versione originale. Quindi a questo punto non fate file salva, ma andiamo al passo successivo, cioè alla preparazione del nostro file in formato JPEG. Quindi immagine, dimensione immagine, abbiamo il nostro file a 240 pixel per pollice di risoluzione a 15x22, perfetto. Andiamo nel menu file e facciamo adesso, attenzione, salva come, salva con nome. Ci viene aperta la nostra cartella, questo è il nostro nome. Diciamo a Photoshop di non salvare in formato PSD, eccolo qua, ma in formato JPEG. Eccolo qui, JPEG, e andiamo a scrivere qua vicino anche la dimensione, 15x22, così la prossima volta se dobbiamo fare una ristampa abbiamo già il nostro file pronto a 15x22. A questo punto Photoshop ci ricorda qui che abbiamo perso i livelli, infatti i file in formato JPEG non hanno tutti i livelli, ma viene creato un file su un livello unico, unendo assieme tutti i nostri livelli. Gli diciamo salva, Photoshop ci chiederà a quale valore di compressione vogliamo salvare il nostro file JPEG, un valore di 8 o di 10 in qualità va benissimo, potete utilizzare 8
se non avete una linea di trasmissione del file molto veloce, in quanto file diventa un pochettino più leggero in valore di megabyte, o altrimenti 10. Direi che è inutile salvarlo alla massima qualità, cioè 12. Diciamo che da 10 a 12 non ci sono grosse differenze. Anzi, non c'è nessuna differenza. Qualche differenza la vedete se salvate in qualità 8, non inferiore a qualità 8. Noi salveremo qualità 10. Potete utilizzare benissimo questa linea di base standard o la ottimizzata, la progressiva, non serve a niente per una stampa su carta. E potete cliccare su OK per salvare il vostro file. A questo punto abbiamo salvato il nostro file in formato JPEG, ecco il nostro file Hermitage 15x22 in formato JPEG. Ci faccio doppio clic per aprirlo in Photoshop e come vedete il file è su di un livello unico e questo qui sarà il file che noi manderemo in stampa. Bene, vi ricordo che seguiranno altri tutorial su tutte le varie opzioni di stampa. Se avete qualche domanda potete scrivermi, il mio sito è www.robotti.it oppure scrivete direttamente qui su fotostampe.it. A presto da Daniele Robotti su fotostampe.it.